ragazzi, qua per nostra sfortuna gli Xmurri, e oggi andremo a fare un cazzo di unboxing sulla mia prima limited edition. Sono veramente emozionatissimo. Ed è la limited edition di Assassin's Creed 4 Black Flag, la Skull Edition. Quindi andiamo subito a vederla. Andiamo a vedere che cosa contiene questa Skull Edition di Assassin's Creed 4. Allora, leviamo il goldone e iniziamo. Ma, madonna benedetta, ma come cazzo fai a distruggermi una collector in questo modo? Cioè, ma porca puttana, tutti gli altri è arrivata integra, e a me, che era la mia prima collector, me la sminchiate. Scusate il nazismo, Corrieri, ma mi sale profondamente dal cuore. Mandate una fa... Scusate il piccolo sfogo. Andiamo appunto a fare una piccola panoramica di questa figata, perché ragazzi, per uno come me che non ha mai avuto un cazzo del genere, è una cosa allucinante. Comunque, apriamo il nostro, la nostra scatoletta, e ci troviamo davanti la soundtrack del gioco, che diciamo, per i più appassionati sarà una figata. A me, che diciamo non sono un amante di questi gadget, sbatte proprio un cazzo. Invece qui abbiamo una cosa emozionantissima, una lettera direttamente da Edward Kenway, il protagonista del gioco, all'interno della quale abbiamo due cartoline davvero fighissime, davvero fighissime. Dopodiché ovviamente abbiamo il CD, il disco di gioco, che ho già aperto, ma che se vi può interessare contiene sia il CD del single player che il CD del multiplayer. Boh, un po' scomoda sta cosa di dividerlo in due CD, però sti gran cazzi. E alla fine, cosa che a me piace un bordello, ma che molti diciamo reputano una cosa inutile, è l'artbook, che secondo me in realtà invece è una grandissima è un gadget stupendo, perché a me soprattutto piacciono le cose estetiche. Quindi avere sto artbook con tutte ste foto fighissime, per me è un grande gadget. Ragazzi, qua per vostra sfortuna c'è Xmurri, e benvenuti in questo nuovissimo video di Assassin's Creed 4 Black Flag, il nome più lungo della storia. Anzi, bentornati cazzo, bentornati dopo Londra. Spero vi sia piaciuto intanto l'unboxing a inizio video. Mi sembrava una cosa carina farvelo. Comunque, oggi andremo a fare una missione veramente assurda. Non vi dirò qui le mie impressioni del gioco, perché onestamente l'ho giocato. Intanto non trovo più la mia cazzo di postazione, partiamo da ciò. Eccola. Appunto, non vi dirò adesso le mie impressioni sul gioco, perché onestamente l'ho giocato poco ancora. Ok, sì, mi stavo accertando che tutto stesse registrando perfettamente. Che cazzo vi stavo dicendo? Ah sì, l'ho giocato ancora poco, quindi onestamente non è che mi vada. Intanto super bug. Oh, perfetto. Non c'è più Edward qua. Vabbè. Comunque l'ho giocato poco e non è che mi vada molto di esprimermi. Però mi potrebbe interessare. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a fare una missione una missione figa, nel senso che è la seconda parte di una missione che avevo già iniziato. Perché volevo farvela vedere tutta, ma era veramente troppo troppo enorme. Quindi appunto vi farò solamente vedere la seconda parte. Allora, nella prima parte, vi riassumo, abbiamo ammazzato un guardiano per prendere per prendergli la chiave. Adesso dobbiamo andare a liberare un saggio. Il problema è che dovremmo farlo in il più stealth possibile. Ma ragazzi, è davvero difficilissimo. È davvero difficilissimo. Allora, chiamiamoci intanto questo. Ok, le lame celate le abbiamo? Sì, ok. Vieni. Morto, perfetto. Ok, è uno, è andato. Ora ributtiamoci nella vegetazione. Sembra una stronzata, ma è veramente difficile, ragazzi. È veramente difficile riuscire a restare in incognito. Minchia, quello ci ha visto paro paro. No, de preda no, fischia. No, ma non c'è bisogno di allattarlo. Minchia, questo ci ha visto pari. Questo ci ha visto paro paro. Ok, cazzo. Questo adesso viene a vedere sicuro. Dai, vieni. No, dove vai? Ma perché non vengono da me, cazzo? Dai. Vai.
Vai, vai. Morto, sì. Ok, ci siamo. Allora, il saggio però è in culonia, ragazzi. Non lo prenderemo mai. Io ho provato a fare altre missioni stealth, minchia, ma sono scarsissimo, veramente. Oh, il problema di questo punto, sapete qual è? Che figata! Ma ci sono dei cazzo di nascondi. Vediamo se riesco. LOL, non l'avevo visto sto nascondiglio prima. Ah! Ecco, guardate, avete visto qual è il problema? C'è quel cazzo di... Come lo prendo quello, mo? È un problemissimo. Cioè, come faccio a non farmi vedere da... da quello? Ah, però non mi sta guardando. Vediamo se riesco a fare una cosa sgamissima. Dai. Minchia, se la riesco a fare ho vinto. No. Porca puttana, li ho allertati. Cazzo, allora, piano di fuga. Non c'è un piano di fuga. Porca puttana. Allora, facciamo una cosa. Vediamo. No. Che cazzo fai? Pezzo di merda. Vaffanculo. Io vi ammazzo tutti da qua sopra. Oh, vaffanculo. Dov'è che posso buttarmi? Qui. Woo! Vediamo se riesco a ristorare l'incognito. Mi sembra difficilissimo, ragazzi. Mi sa che non ce la faccio. Mi sa che invece ce la posso fare. Vediamo. Oh, porca puttana, non me l'aspettavo che si allertassero così facilmente. Guardate, vi faccio vedere. Ok, qua servono le lame celate, ragazzi. Vieni, testa di pene. Dai, forza, vieni qua. Madonna, oh, t'ammazzo. Sì, boom, attenzione, boom. Qua con me, nella tomba. Ok. Vieni anche tu. Dai che si stanno, ok. Tu, bravissimo. Boom, con me nella tomba. Perfetto. Liberiamoci un po' la strada, ragazzi. Vediamo se quello riesce a venire. Dai che vieni. Ah, ce n'è uno lì. Come cazzo me lo levo di torno quello, ragazzi? È un problemissimo. No, ok, adesso si potrebbe. Dai, vediamo se ce la faccio. Ok, dai, che forse ce la faccio anche adesso. Sì, grandissimo. Ottimo, ok, ragazzi. Minchia. Se non parlo è perché tipo sono in super tensione. Allora, vediamo un attimo dove sono i nemici. Ottimo. Cerchiamo di andare sempre il più antisgamo possibile. Anche se arrivato a questo punto è un problema. Ora, arrivato qui, ragazzi. Ecco, infatti, non arrivo là sopra. Minchia, che inculata questa. Quindi devo fare una cosa. Cioè, una cosa improbabilissima. Com'è che non ci sono guardie qui? Boh, poco male. Onestamente poco male proprio. Buono. Ok. Qua forse il massacro che ho fatto prima provando. Ottimo! Ah no, non sono stato allora io. Visto che c'è questo massacro a terra. Oh, porca troia! È un problema adesso. È un problema. Comunque, adesso finisce il filmato e stop perché sennò vi spoilero troppa storia. Capitan fanculo a te. Ma che cazzo è? Avete liberato voi? Io non c'entro niente. Ma avrei voluto. Mi arrivano bestemmie in chat. Comunque, ok. Un momento. Vi ho consegnato le mappe, giusto? Ci stanno portando nella cacca, ragazzi. Boh, missione completata. Al 90%, peccato per non essere riusciti a non entrare in conflitto. Comunque, ragazzi, vi faccio anche vedere che, come potete vedere, possiamo anche votare la missione. Vedete, possiamo dare le stelline. Mi piace molto, mettiamoci un mi piace per dare un po' un abbraccino ad Ubisoft, ok? Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace sia per l'unboxing sia per questo gameplay, qualora vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa vorreste vedere di nuovo su questo videogioco. Ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!